Eccoci qua, siamo online, controllo che parta l'immaginetta da parte mia. Sta Perfetto, provando. controllo Ok, che parta lì. siamo in onda. Siamo in onda. Eccoci Ti do nulla a dire, fratello Alessio. Stavolta qua. ve lo dico io. Eccoci qua. Pace Pace a tutti, Dio vi benedica. Pace, fratello Salamone. Signore vi benedica, felice essere fratello, mi qui benedica. nel tuo Mi canale. benedica. Qualcuno sicuramente si starà chiedendo, ma loro due che ci fanno in una live insieme? L'opera di Dio Io non ha limiti. qualcuno ho visto, ne abbiamo parlato anche telefonicamente, dice che ci stiamo coalizzando contro una certa categoria di persone, ma l'unione tra fratelli non è una coalizione, è fratellanza, cosa che Amen. dovrebbe succedere, cosa che Amen. dovrebbe succedere invece. Ma sai perché non è una coalizione questa, fratello Alessio? Perché io dal mio canto ho sempre discusso determinate cose, per esempio le dottrine cattoliche, eccetera, eccetera. Tu dal tuo canto hai fatto lo stesso, quindi non è che ci siamo inventati la coalizione adesso, è già da tempo che ci occupiamo di questo. Certo, Quindi bravo. stiamo semplicemente unendo un po' le forze, ecco, tutto qui, Non non ci è avevo che. pensato. Sì. No, 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 il fratello Salamone è mio fratello, è nostro fratello, gloria a Dio, e tutti e due stiamo perseguendo la stessa strada che è Cristo Gesù. Io torno sempre qui perché tu ormai mi conosci, il Signore sta per aprire la sua chiesa. E tu hai detto una frase che ancora me la ricordo perché sono quelle frasi che poi diventano viventi, passano dalle semplici parole a proprio parole viventi. Tu hai detto voglio farmi trovare, lo dico con parole mie, il senso è questo, con le valigie pronte. Quella frase mi ha trafitto il cuore. Voglio farmi trovare con le valigie pronte, visto anche i segni che ci sono nel mondo. È forte questa frase, non riesco a togliermela diciamo dal cuore, perché è così, è così, ci Eh dobbiamo sì. preparare, fratello. A prescindere se poi il Signore ci chiama prima, però Sì, quello là non, le valigie devono essere già pronte perché poi il treno quando passa non è che fa il giro. no, eccoci qua, fratello. Siamo qua nel tuo canale. Io sto anche nel mio, però diciamo questa cosa parte da te. Quindi mi sento, insomma, sono ospite nel tuo canale. E felice, onorato e che questo, diciamo, questa serie di live possa essere di benedizione per tutti gli Amen. ascoltatori. Quindi Amen, amen. Sì, io ho sentito guida in tu, cuore di. guida tu. Sì, io ho sentito in cuore di fare quattro chiacchiere con il fratello Alessio per quanto riguarda il Sermone del Monte. È una cosa che già meditavo da un po' di tempo di doverla fare, magari in solitaria. Ma poi l'altro giorno mi sono svegliato e subito ho pensato a questo progetto, chiamiamolo così, tra virgolette. E la cosa che mi è venuta in mente nel frattempo è stata la faccia del fratello Alessio. Ho detto, Signore, che cosa mi vuoi dire? E lo Spirito Santo mi ha fatto sentire dentro, parlane insieme a lui. Ecco, io subito, non esitato, gli ho scritto la mail, gli ho detto, aspetta, il Signore mi ha rivelato questa cosa qui. Lui, il fratello, ha accettato molto volentieri, perché quando si parla di parola di Dio, cioè, non ci si tira mai indietro di solito. L'altra volta appunto mi diceva anche al telefono il fratello, che siamo stati un po' al telefono, scusami se ti ho fatto perdere tempo un pochino, e io invece no, gli ho risposto, tra fratelli il tempo è guadagnato, altro che perso, Gloria a quando si Dio. parla della parola di Dio. E quindi vuole essere questo il primo di una lunga serie di incontri dove commenteremo, mediteremo insieme il sermone della montagna, quindi tutti i capitoli che affrontano questo tema. A me piace esordire determinati tipi di insegnamenti in maniera contrastante. In che senso? Non parto dall'inizio, che è la cosa classica, ma parto dall'ultimo versetto dello studio in generale. E quest'ultimo versetto è Matteo 7, ai versi 28 e 29. Una frase che mi ha sempre incuriosito, ma che poi ragionandoci sopra, pregandoci su, effettivamente c'è un retroscena dietro queste parole, che dicono quando Gesù ebbe finito questi discorsi,
La folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Qua sembra che ci sta dicendo il testo in maniera sottintesa che gli scribi non hanno autorità e Gesù sì. Beh, effettivamente è quello che dice il testo. Ma che vuol dire? Effettivamente gli scribi avevano autorità, perché erano, la gente pendeva dalle loro labbra. Correggimi se mi sbaglio, fratello Alessio. Amen. Perché ovviamente erano loro i detentori del sapere scritturale, perché le scritture non erano a disposizione di tutti a quell'epoca, non esistevano le Bibbie che compri a 50 centesimi oggi su Amazon, per esempio. No, loro avevano il monopolio, un po' come poi secoli dopo avrebbero avuto anche i cattolici nei confronti del cristianesimo. Solo loro potevano leggere le scritture, tra l'altro in latino, quindi proprio completamente inaccessibili al popolo. E quindi loro erano i detentori dell'interpretazione. E così erano scribi, farisei, sadducei, eccetera, eccetera. Cos'è che ho compreso da questi versi? Perché Gesù viene definito con autorità dalle folle, attenzione, e non solo dai suoi discepoli, a differenza degli scribi. Perché è sempre stata usanza degli insegnanti ebrei non ricercare tanto la rivelazione di Dio nell'insegnamento, ma fanno sempre rimandi ai saggi del passato. Rabbi Akiva disse in nome di Rabbi Haninah, che a sua volta disse a nome di Rabbi Hillel, che a sua volta disse in nome di Rabbi Shammai. Quindi abbiamo questo rimandare sempre a un saggio del passato. Ecco, questo non è parlare di autorità di parola, ma è semplicemente citare i rabbini antichi. Lui disse questo e quell'altro disse quest'altro ancora. Gesù non citava nessun rabbino. Amen. Gesù parlava per la rivelazione. Amen. Lui non rimandava mai a un'autorità passata, a parte dire nella legge di Mosè è scritto, oppure Mosè ha scritto questo. Ecco, rimandava sempre alla scrittura e a Mosè, mai a un rabbino del passato. Ecco perché Gesù stupiva, perché lui non insegnava come facevano i saggi in nome di qualcuno del passato, ma Gesù parlava in nome della scrittura. Perché Scusa, faceva una questo? domanda da ignorante, ma anche al tempo di Gesù c'era questa usanza di rimandare tizio addetto come si fa oggi? Perché io so che Assolutamente. quindi è sempre esistita anche prima del Signore È una Gesù? consuetudine rabbinica. Ah, ecco, rabbinica, quindi Però siamo nel 200 avanti Cristo. sì, siamo nel 200 avanti E Cristo, ma prima? questa consuetudine rabbinica che è stata messa per iscritto dopo era già in uso Era già in uso, all'epoca. ok, Era grazie. già in No, uso. per sapere, ecco, Sì, perché qui sono questa è una ignorante. curiosità, diciamo, storica interessante che può farci capire qual era la posizione di Gesù davanti alle folle. Ah. Ecco, Gesù ha autorità perché lui non pende dalle labbra di nessun altro prima di lui, a parte la scrittura, perché lui è anche la parola di Dio vivente, quindi può citare se stesso al limite, non altri, perché l'Antico Testamento altro non è che una biografia anticipata su Gesù. Gesù l'ha detto, Mosè ha scritto di me, ha parlato di me. Ecco, se volete in qualche modo imparare a conoscermi, ecco, studiate Mosè, allora mi crederete. Ma se voi non leggete l'Antico Testamento, voi non mi credete. Bene, questo voleva essere una curiosità che ci introduce appunto a questo sermone, che è il primo di diversi discorsi, non è l'unico discorso che fa Gesù. Tu vuoi aggiungere qualcosa, fratello Alessio? No, perché poi dopo tanto andremo ad affrontare determinate tematiche che ci riportano proprio a questa cosa che tu hai detto. Però vorrei aprire una parentesi molto doverosa che è importante per l'ascoltatore. Sicuramente ci saranno, diciamo, sia anziani che ne sanno un miliardo di volte più di noi, ma ci saranno anche dei giovani, vero? E quindi io con molto rispetto, perché agli anziani, per carità di Dio, anche se tutti impariamo da tutti, però soprattutto ai giovani, io vorrei insegnare nel nostro piccolo che ricordate sempre, cari amati nel Signore, che la parola di Dio è infinita. E che quindi ogni parola, ogni verso non ha mai un solo insegnamento, mai. E quindi da un verso tu ricavi una infinità di insegnamenti. Quindi,
però tutti quanti possano, diciamo, su un solo fondamento che è Cristo Gesù, questo sì, però gli insegnamenti sono tanti, quindi quando noi ricaviamo un insegnamento non è solo quello, ce ne sono anche altri, infatti quello che il fratello Daniele Salamone ha detto, che è un insegnamento che proprio viene dalla parola di Dio, lo si evince dalla storia e quant'altro, ma ce ne sono anche molti altri e che non vanno esclusi, ma tutto questo lo vedremo strada facendo in questo percorso. Dimmi tu se sei d'accordo, esprimi anche laddove non D'accordissimo, sei d'accordo, tranquillamente dirlo. sono d'accordo perché nei commenti, per esempio, su YouTube spesso mi dice: no, Daniele, non è come dici tu, ma è così. Ma chi lo dice che invece non può essere in entrambi i modi? Amen. Amen. Se non vanno in contraddizione, ovviamente, le rivelazioni che si sostiene che ci dà Amen. Dio, perché sai, c'è sempre fratello di turno che magari parla secondo lo Spirito Santo, ma poi ti dice determinate cose che palesemente non sono, vengono dalla carne piuttosto che dello spirito. Io sono stato uno di questi, quindi parlo anche per esperienza personale, quindi non dico frottole, perché io sono stato così, quindi ve lo posso Alleluia. testimoniare. Gloria a Ebbene, Dio. eh sì, le Amen. beatitudini, non è neanche un caso che cominciamo con le beatitudini, perché è un Il fatto che il fratello Alessio adesso stiamo parlando insieme è una grande benedizione, Amen. perché Gloria a io Dio. non veramente non l'avrei mai, mai, mai immaginato. Quindi focalizziamoci col testo e delle benedizioni che il Signore ci vuole dare in questa serie di vite. Ora, fin dai primi versetti, Gesù era sempre seguito dalle folle, no? Non solo discepoli, ma anche le folle, cioè non discepoli. Magari c'erano quelli che lo ascoltavano semplicemente perché gli piaceva sentire quello che Gesù diceva, ma poi alla fine poteva anche non importargliene nulla. C'era chi effettivamente voleva effettivamente imparare dal maestro e magari diventare un suo discepolo. Oppure c'era chi lo ascoltava solo con lo scopo di coglierlo in fallo in qualche cosa. E questo erano i capi religiosi, no? Quindi c'erano diversi tipi di uditori, ma in ogni caso lui era sempre irreprensibile. Sempre inconfutabile, anzi, più parlava, più zittiva. È diversa la cosa. E qua vediamo un'immagine che per chi legge, magari per un ebreo che legge il Nuovo Testamento e vede questa immagine di Gesù che si siede per insegnare, ecco, l'immagine di Gesù che si siede per insegnare è molto significativa per un ebreo, perché sedersi per insegnare, lì si sta esercitando la cattedra di Mosè. Gli ebrei si sedevano, leggevano pubblicamente in piedi in rispetto della parola di Dio, ma poi sedevano e commentavano, insegnavano. Ecco, quando si sedevano nella poltrona, chiamiamola così, esercitavano la cattedra di Mosè. Gesù non sta facendo nulla di diverso. E quindi queste beatitudini sono un'introduzione a quelle che molti intendono essere uno sconvolgimento della legge, perché Gesù, poi vedremo più avanti, dice: voi avete udito, ma invece io vi dico, ecco, Gesù non dirà nulla di nuovo di quello che dice la scrittura, ma sarà nuovo all'uditorio, alle orecchie, perché determinate cose non gli venivano insegnate perché i saggi insabbiavano determinate cose. Questo lo Per vedremo strada facendo. correttezza, Dimmi perché pure. tu non vedi quello che io sto facendo, mentre tu hai parlato, ho messo Malachia 3:1 ed egli siederà struggendo e purgando l'argento e netterà i figliuoli di Levi e li affinirà a guisa dell'oro e dell'argento ed essi offriranno al Signore offerte in giustizia. Ecco perché purtroppo non vedi. Ecco, non so se sei Beh, d'accordo, se vuoi aggiungere qualche sì. No, cosa. ma guarda, l'insegnante appunto che siede con lo scopo di nutrire oltre che informare, perché l'insegnante nutre mentalmente, nello spirito, nell'anima, nel cuore, ma è anche come hai ben letto, un fabbro che raffina il l'oro. Non sta dicendo che il fabbro deve trasformare qualcosa in un'altra cosa, ma già ha davanti un oggetto prezioso, l'oro. Quindi già di in sé coloro che Gesù vedeva davanti
erano già preziosi ai suoi occhi, come l'oro, ma lui semplicemente con i suoi insegnamenti li raffinava, ecco, non, a carati incalcolabili. Ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ecco, vorrei sfatare un mito, se mi permette, fratello, perché i beati i poveri in spirito non significa beati quelli che hanno poco Spirito Santo. Anzi, male, 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 no, beati. E quindi non è questo che va inteso, beati i poveri in spirito. I poveri in spirito, semplicemente perché è un riferimento ai pii, ai semplici, a coloro che hanno un carattere docile, perché è di loro che è il regno dei cieli. Quindi nel regno dei cieli non possono esserci gli iracondi, quelli che hanno sempre il muso lungo, anche Fratello, per il ho faraone. messo Apocalisse perché tu non lo vedi. Apocalisse Sì. capitolo 2, verso 9. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, tuttavia tu sei ricco. Amen. 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 Ecco chi sono Esatto. i poveri, oltre mille altre cose. Questo è il bel discorso della contrapposizione che anche lo stesso Paolo ha fatto. Proprio perché sono debole, sono forte. Amen. Questi sono discorsi che sono spalmati nelle scritture. A proposito di questa pièza, io avrei ad esempio diversi brani che ti potrei citare se magari li mostri. Sono tutti salmi comunque. Sì. Come il Salmo 14, 6. Sì, eccolo qua. Voi cercate, fate voi, io leggo, vabbè, vedete sia la riveduta che la Diodati. Io leggo la riveduta perché penso che il fratello Salamone usa questa. Voi cercate di confondere le speranze del misero perché il Signore è il suo rifugio. Però la Qua Diodati abbiamo. traduce, perché fate voi onta al consiglio del povero afflitto. Perciò che il Signore è la sua confidenza. Quindi ci sono due traduzioni un po' divergenti, però qui c'è l'esperto. Sì, diciamo che il concetto alla fine non è che cambia molto. Alla fine il succo non è tanto diverso. Poi abbiamo anche il Salmo 25, 16. 25:16. Riguarda me e abbi pietà di me, perciò che io sono solo ed afflitto. E questo, diciamo, penso che possa calzare come i poveri, il povero nello spirito, cioè l'umile che chiede aiuto, quindi non chi è assente di Spirito Santo. Beati i poveri in spirito, perché sai quante volte me lo dicono, ma che significa i poveri in spirito? Che devo avere poco Spirito Santo, quindi è un bene? Ma fratello, dai, ti sei risposto da solo. Amen. Fratello, ti prego. Quindi non è assolutamente, anzi, avere lo Spirito Santo non è mai abbastanza, anzi, questo vorrei dire. No, siate C'è un'altra cosa. ripieni. Amen. Poi Prima Tessalonicesi 5:19 addirittura dice di non spegnere lo spirito, perché si può spegnere. Appunto. Appunto, si può spegnere. Si può E la spegnere, amen. lampada, le 10 vergini. La lampada, l'olio, è tutto imparentato con lo spirito. Assolutamente, amen. E senza Sì. spirito non si va in cielo. Perché lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna. È Amen. forte questa parola. È il biglietto del treno che stiamo aspettando. È la caparra della vita eterna, cioè l'anticipo della vita eterna. Gloria a Dio. Amen. Amen. Un altro punto interessante del verso 3 è che dice: Beati loro perché di loro è al presente il regno dei cieli. Quindi il regno dei cieli già è disponibile, non dobbiamo aspettare. Ci sono Non so come Diodati tre. traduce. Ah, ecco, ti volevo dire questo, poi tu mi dici se sei d'accordo, perché possiamo anche essere in disaccordo su determinate cose senza toccare il fondamento. Non, cioè, io dico sempre: la fotocopia tua non esiste neanche nella congregazione dove sei nato e cresciuto con quelli come te. Cioè, alla fine possiamo avere anche idee diverse, non per questo fare a capelli, soprattutto chi ce n'ha pochi come me, che se li deve tenere da conto. Scusate la battuta. Allora,
Ecco, praticamente, che stavo dicendo? Scusa, ho perso il filo perché stavo guardando qua. Io avevo letto la fine, parte finale del verso 3, dicendo che è al verbo presente, che il regno dei cieli è Ah, già ecco, risorto. sì. Il regno di Dio, ci sono, per così dire, tre manifestazioni del regno di Dio. Quando Gesù è venuto, ha detto che portava il Vangelo, è scritto che portava il Vangelo del regno. Quale regno? Il regno dei cieli. Quindi il primo regno è il regno dei cieli che sta nel terzo cielo e lui ha portato questo Vangelo che viene dal cielo, che è sceso dal cielo, primo regno. La seconda manifestazione del regno, secondo me è corretto utilizzare il termine manifestazione, però se sbaglio correggimi, la seconda manifestazione è quella che sta vivendo la Chiesa, che ha iniziato a vedere la Chiesa. Che non è una manifestazione visibile, eccolo qui, eccolo là, vivanda, bevanda, no, ma è dentro di noi ed è potenza, è gioia, è pace, è letizia che crea l'uomo nuovo, questo agisce, capito? E si manifesta in questa maniera. E questo è il secondo. E poi il terzo, l'ultimo, è quello proprio il regno visibile però sulla terra, che è il millennio, lì sarà visibile proprio. Questo è il terzo regno, di Dio in onore alla Trinità. Io vedo questo, penso questo. Tu che ne pensi? Sei d'accordo? Ma mi stai dicendo una cosa che mi è nuova, ma la prendo come una rivelazione, quindi sì. No, perché Non ci se avevo mai pensato a questo aspetto trino del regno, ecco, quindi mi non stai si dicendo una conoscono cosa questi nuova. aspetti, poi non si conosceranno altre mille cose. Per esempio, il minimo del regno dei cieli è maggiore di Giovanni Battista. Se tu non sai queste cose, non capirai quello che si sta dicendo lì. Questo esula, adesso non tratteremo il significato, però come ogni cosa, se non viene capita, a sua volta non ti farà capire mille altre cose e non finiamo mai di imparare e anche di sbagliare. Io sono esperto in Certo. sbagliare, però Bene, siamo allora qua siamo, allora siamo messi, diciamo, entrati nella competizione. per confrontarci. Quindi sei d'accordo? Secondo te è Sì, giusto? assolutamente. Amen, amen. Sì. Sì, abbiamo prima l'annuncio del regno, poi una manifestazione invisibile, poi quella visibile nel millennio. Quindi sì, perfetto, calza a pennello. Quindi grazie fratello per avermi insegnato questa cosa nuova. Grazie a Non ci avevo Dio, pensato, grazie a Dio, effettivamente. grazie a Dio. Ringraziamo il Signore. Amen. Sì. Il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Ecco, qui abbiamo un modo di esprimersi che chiamiamo contrapposizione, possiamo chiamare, ma anche rovescio dal punto di vista letterario, nel senso che viene presentata una realtà negativa con una soluzione a seguito, ovvero beati gli afflitti perché saranno consolati. Chi è l'afflitto? Colui che è manchevole, mancante di consolazione. Quindi diamogli quello che gli serve, la consolazione. Il Signore ci dà quello che ci serve in primo luogo, poi quando lo realizziamo ci dà anche altre cose in più. Realizza prima il regno di Dio e le altre cose ti saranno date in più, in aggiunta. Quindi vediamo che Gesù sta esordendo questo suo insegnamento mettendo nel cuore di chi è afflitto e di chi è debole un pizzico di pace. E poi lui dà il suo insegnamento dell'Antico Testamento. Quindi questo rovescio serve proprio per mettere nella mente dell'ascoltatore di Gesù una rassicurazione. Sappi che se stai patendo una tribolazione, sappi che svanirà questa tribolazione. Però, come dice l'Apocalisse, perché sai, molti pensano, dal fratello Alessio, che
come avviene nel Vangelo, quello lì a buon mercato, dell'ipergrazia, no? Il Signore ha fatto tutto, tu non devi fare niente, adesso avrai la vita rose e fiori, tranquillo. Invece non è così. L'Apocalisse insegna: abbi fede anche a costo di morire. Non ti sta dicendo che non morirai. Resisti fino alla morte, e allora tu avrai il premio. Quindi il Vangelo è bello perché ti rassicura del premio che si riceverà, ma non ti rende esente da certe situazioni. Come ad esempio in Apocalisse si parla di 10 giorni di prigionia. Tu dovrai tribolare per 10 giorni. Non ti sto dicendo: no, tranquillo, io ti libero, tu sei in una botte di ferro. No, assolutamente. Quindi il Vangelo è anche questo. Non bisogna smussare le pagine del Vangelo. Va insegnato anche con tutte le sue spigolature, perché sono conoscere quelle spigolature che ti fanno apprezzare meglio tutto il Vangelo. E se sei disposto anche ad attraversare determinate situazioni, poi sappiamo che il Signore, quando arriverà il momento, ci libererà nel momento opportuno, magari facendoci scampare da situazioni, diciamo, poco belle. Anche perché è scritturale che dice: il Signore, il giusto viene tolto di mezzo per sottrarlo da mali che sopraggiungono. E questo può essere una nostra chiave di lettura per capire anche come funzionerà il rapimento. Ah, certo. Il Signore ci vuole sottrarre dai mali che sopraggiungono, quindi in qualche modo ci sta parlando la scrittura, no? Ci sono degli indizi della parola di Dio ci dà. E quindi vediamo come Gesù al suo ascoltatore lavora, cogliendolo proprio nel problema che in quel momento lo sta affliggendo, in questo caso appunto l'afflizione. Sappi che sarai consolato, non ti preoccupare, sappi che sarai consolato, e la consolazione è quella di cui abbiamo bisogno ognuno di noi oggi, no? E quindi se abbiamo anche coscienza di essere nelle mani di un buon pastore, noi non temiamo alcun male. Vediamo sempre che in queste beatitudini ci sono, come dire, delle virtù, come la mansuetudine, beati mansueti, perché erediteranno la terra. Ora, che rapporto c'è fra la mansuetudine e l'ereditare la terra? Perché devo essere mansueto per ereditare la terra? Perché se tu sei un guerrafondaio, tu non puoi ereditare una terra, perché sei sempre a caccia di altre terre, se sei un guerrafondaio. Sei sempre a caccia di conquiste. Ma se tu sei mansueto, allora tu accetti quello che il Signore ti sta dando senza andare a caccia di altri territori. Perché la terra, non si sta parlando di una terra qualunque, sta parlando della terra, quella che il Signore ci vuole dare in eredità. E un ebreo all'epoca poteva capire al volo un insegnamento di questo. Perché l'ereditare la terra era una cosa che Dio, cioè nell'Antico Testamento, aveva promesso. I mansueti erediteranno la terra. Ecco, anche l'Antico Testamento insegna molto spesso che l'ereditare la terra, in questo caso a livello ebraico, è la terra promessa, no? Perché loro hanno questa visione, che la terra sia questa, la terra di Canaan. Ma la scrittura insegna anche che Abramo invece andava a ricercare una terra il cui costruttore è Dio, non l'uomo. Una città che non è in questa dimensione. E quindi i mansueti, secondo la promessa fatta ad Abramo, spirituale, prevede una terra dove sgorgono latte e miele celeste, non quello fatto dalle api o il latte delle mucche, attenzione. Quindi vediamo che Gesù sta facendo anche delle belle raccomandazioni a coloro che hanno una certa attitudine del cuore. Perché dico attitudine del cuore? Perché ogni pensiero, ogni elaborazione per gli ebrei avveniva nel cuore. Così come noi abbiamo il cervello, che è la macchina che medita pensieri, per gli ebrei era il cuore la sede dei pensieri. E poi ci arriveremo, mi pare. Infatti, nel versetto 8, tra un po' ci arriviamo. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, non di lasagne o carne al sangue, attenzione. Assetati di giustizia, perché saranno saziati. Coloro che sono affamati e assetati di giustizia sono coloro che vivono le ingiustizie di questo mondo.
E chi è che vive le ingiustizie di questo mondo? Secondo me, in primo luogo, sono coloro, i martiri che vengono uccisi per causa ingiusta, perché il martire è colui che viene ucciso non per giusta causa, ma perché ha professato la sua fede. Non ha ucciso nessuno, non ha fatto alcun male, sta professando la sua fede. E il martire è colui che muore a causa di Gesù Cristo, che non significa. Alcuni mi dicono che significa a causa di Gesù Cristo, non significa per colpa di Gesù Cristo. Non si muore mai per colpa, perché non è una colpa. Amen. Alla causa è perché tu abbracci la fede in Gesù Cristo e quindi sei disposto. Attenzione, il martirio non penso, correggimi se mi sbaglio, non va ricercato, procacciato. Amen. No, no, Sta no, no, sempre no, dopo. no, no. Questo è l'Islam. Questo Appunto, lo fa cioè tu l'Islam, vai non il a farti cristianesimo. esplodere, sei un martire. Ma neanche il giudaismo, quello biblico, ma neanche quello moderno. Ma infatti, per tutte le epoche. Quindi il martire, io penso che il momento in cui si manifesta l'occasione del martirio, quello è un dono, piuttosto, penso. Sì, allora il martirio è un onore che dai Dio, decide lui. E come dico sempre io, se ti prendono e ti torturano, un conto è stare dietro una webcam, un conto è essere torturato. Se non c'è il miracolo di Dio sotto la tortura, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare. Lasciamo perdere. Sì, io Questo non vorrei. penso di negare. Io vorrei aggiungere delle cose se tu sei d'accordo. Sì. E come già detto, un passo ha più significati. Quindi i significati portati dal fratello Daniele Salamone sono appunto dei significati proprio intrinseci in tutti questi versi che vanno sempre presi in considerazione e ce li troveremo davanti, proprio nella vita reale, perché poi vuoi o non vuoi, la parola di Dio noi la vivremo. Se la parola di Dio ci dice sarete perseguitati, state tranquilli, amati nel Signore, che saremo perseguitati, quindi noi lo vivremo tutto, sia le cose che ci piacciono, sia quelle che non ci piacciono. E questa è una verità. Un'altra verità biblica su quello che significano questi versi, oltre chissà quante cose significheranno, è che questi versi qua che io vi sto mostrando, cominciando appunto dal verso 3, sono stati scritti non al mondo, quindi alla Chiesa, ai nati di nuovo, ai ripieni di Spirito Santo. E quindi quando qui dice appunto beati i poveri in spirito, che sta parlando di noi, appunto quelli che, come dice l'Apocalisse, si sentono poveri, perché ti senti povero? È perché tu, anche se sei nato di nuovo, tutto quello che vuoi, ma quando ti specchi non con il fratello, dice, mo mi specchio davanti al fratello, guarda quanto sono bello. Sì, ma quando apri la Bibbia e ti specchi davanti alla Bibbia, come diventi piccolo? Come cominci a dire, ahi, lasso me, uomo di labbra impure? Ah, ma non era un santo Isaia? Eh sì, eppure era un uomo di labbra impure. E davanti lo specchio della parola di Dio diventi piccolo così e ti vedi quello che sei povero in spirito. E quando tu sei povero in spirito, verso 4, ti affliggi, piangi, Signore liberami, Signore abbi pietà di me in quel giorno, Signore io non sono degno, cosa posso portarti a te? Opere? Mi metto a fare tante opere? No, l'unica cosa che io posso portare a te è il sangue di Cristo, che neanche me, né, il sangue di Cristo mi è stato donato, cioè io non ho fatto niente, alla fine tutto è Cristo. E allora, come tu puoi notare, una beatitudine porta a un'altra beatitudine. I poveri in spirito. Questa povertà in spirito poi ti porta ad essere afflitto perché ti guardi non attraverso il fratello,
che non si deve fare, ma ti guardi attraverso la parola di Dio e diventi piccolo così e ti vedi per quello che sei. E allora, quando tu sei mansueto, ricevi la parola di Dio con mansuetudine, mentre invece chi non riceve la parola di Dio con mansuetudine, chi è ricco, chi è altero, addirittura si adira. E quando riceve la parola di Dio vera, ad esempio, c'è un battesimo di Spirito Santo, c'è una Trinità e la persona non riceve questa verità, si adira contro la verità, si adira contro il predicatore e ti perseguita. Non so se sei d'accordo, fratello. Amen. Si adirano, ti perseguitano. E ti minacciano. Che ne so, vengo a Roma e te meno, vengo in Sicilia e te meno, te faccio vedere io. C'è ira, mentre invece il figliuolo di Dio è mansueto, riceve la parola di Dio con semplicità. C'è un inferno? C'è un inferno. C'è un figlio di Dio che veramente si è fatto uomo? Amen. Gesù veramente era Dio. Amen. È mansueto, lo riceve con mansuetudine. E in conclusione, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché quando noi torniamo a porre enfasi, ci specchiamo davanti alla parola di Dio, misero me uomo, chi mi libererà da questo? Disse Paolo in Romani 7, chi mi libererà da questo? Vedi come stava Paolo? Come poi qui c'è tutto un discorso, e dà la gloria a Gesù Cristo. E allora si è affamati, assetati della manifestazione di quel giorno, quando il Signore trasformerà il nostro corpo da un corpo appunto di peccato, anche se noi non lo viviamo, ma viviamo in un corpo di peccato, e ci, come dice prima Corinti 15, ci trasformerà in un nuovo corpo dove regnerà la giustizia, dove nella terra in quel millennio anche regnerà la giustizia, e così via discorrendo. E tutto questo ci porterà anche a essere misericordiosi verso gli altri, perché? Perché quello che la fatica che io vedo in me, che devo fare in me per essere santo, perché essere santo significa portare la croce ed è dolore, quando io vedo il fratello che cade, che pecca, no, io gli tendo la mano, non sto parlando adesso dell'apostasia. Io, il fratello che pecca, che ha fatto un peccato, non stiamo giustificando il peccato, ma io lo amo, lo abbraccio, gli dico: su, fratello, hai peccato, non dovevi farlo, ma l'hai fatto, su, rialzati. Signore sia con te. E questo è l'amore. Ripeto, non sto parlando dell'apostasia, sto parlando del fratello. A te è stata fatta misericordia. Se uno pecca, tu preghi che si ravveda, e quando si ravvede tu lo ami. Questo è il cristianesimo. Mi fermo qua. Correggimi se sbaglio, fratello, se sei No, no, non d'accordo. c'è niente di cui correggere, anzi, quando uno si rialza, un peccatore si ravvede, gli angeli festeggiano, perché non dobbiamo farlo noi? Ecco, Amen. sì, grazie fratello Alessio per questo tuo insegnamento. Sì, sottoscrivo ogni parola perché è biblica, quindi purtroppo non bisogna, anzi, ci sono tanti che anziché gioire, come ne abbiamo parlato al telefono, fratello, sono i Giona di turno, anziché gioire del ravvedimento di Ninive, loro non ci sono rimasti male piuttosto, avrebbero preferito vederli sprofondare. E Gesù, Dio dice poi a Giona: senti, datti una calmata, datti una svegliata, perché non è come ragioni tu. Ma le cose non stanno in questo modo. Quindi vuol dire che anche da una nazione malvagia e sanguinaria come Ninive ci si può aspettare di tutto quando gli si viene presentata dinanzi la verità di Dio. Perché alla fine Giona non è che ha detto ravvedetevi e il Signore vi salverà. No, lui ha decretato una sentenza. Fra 40 giorni Ninive sarà distrutta. Stop, non ha aggiunto altro. Quindi non c'è la Questa non è... predestinazione. Com'è? Allora non c'è la predestinazione. No, Se Dio dice, assolutamente. battuta, se Dio dice io ti distruggerò, quindi
parola, no? E poi non la distrugge. Dov'è la predestinazione? Questa è una parentesi che non c'entra niente, No, ci sta, diciamo, come condimento, eh? ci sta il Ecco, pomodoro, quindi quindi non ci c'è sta. predestinazione. Quindi se Dio già predestina uno qualcosa e poi si pente, allora che vuol dire? Anzi, lui ha invocato quella sentenza, quel giudizio, ma con lo scopo di non adempiere a quel giudizio. Perché se io a mio figlio gli dico, se non ce la smetti, ti do un ceffone, il mio scopo è non darglielo. Amen, amen. Arrivarlo al punto di non darglielo. Bel esempio, sì. La salvezza è E quindi, universale, amati. È ma per perché tutti. Dio ragiona, è un padre, quindi ragiona da padre. Amen. Quindi l'esempio del papà che minaccia il figlio del ceffone non è perché ci prova gusto a darglielo, poi se se lo Sì. merita sono fatti del figlio. È certo. Ecco, quindi che, arrivare alla disciplinarsi al richiamo, quanto del padre, quanto il padre terreno, maggior ragione del padre celeste. Va bene, e oltretutto, sempre coloro che sono affermati di giustizia, abbiamo un esempio biblico in Apocalisse, i martiri che gridano a Dio, fino a quando dobbiamo aspettare che il nostro sangue venga vendicato? Ecco, questi sono assetati di giustizia, questo è un esempio biblico molto, molto chiaro. Amen. I misericordiosi, ne abbiamo detto qualcosa, ecco, i puri di cuore, perché vedranno Dio. La scrittura dice che nessuno può vedere Dio e vivere. Ma puoi vederlo qualora tu fossi puro di cuore. E ritorniamo qui alla mentalità ebraica che ci sta dietro questa affermazione. Il cuore per gli ebrei era la sede dei pensieri. Quindi stiamo capendo da questo punto di vista che beati coloro che hanno pensieri e la mente pura. Questo è il senso ebraico. E i pensieri, se non sono puri, sono impuri. Ed è scritto nella parola di Dio, sempre in Apocalisse, perché poi tutto va a convergere là, che nessuna impurità entrerà nella Gerusalemme celeste. Quindi, se non ci depuriamo, se non ci lasciamo depurare, perché sai, fratello, quando ci si converte, sì, il Signore ci lava i peccati, ce li cancella, sbianca le nostre vesti. Ma questo non vuol dire che siamo immuni dallo sporcarci ancora. No, è proprio scritto. Penso, È proprio penso, scritto. ecco. È proprio Ecco, il scritto. Signore ci lava, ok, ci dà una seconda possibilità, ma non è che ora siamo superuomini con il mantello alla Superman e che non possiamo più peccare. O meglio, ho addirittura sentito qualcuno dire che un credente nato di nuovo non pecca neanche quando sbaglia. Vabbè, ma per cortesia, oddio mio. È come se Che noi stiamo dicendo, tristezza. un credente nato di nuovo non pecca neanche quando pecca. Stessa cosa. Quindi, già mettere nella testa delle persone che è lecito, cioè quindi l'errore viene di fatto diventare lecito. E quindi il Vangelo che viene smussato, quindi non ti preoccupare, una volta che poi vieni accolto nella famiglia di Dio, non sei più peccatore, ma sei semplicemente vittima di immaturità spirituali. No, ma stando proprio al testo, tornando, lo faccio vedere, tornando proprio al testo senza andare oltre, intanto noi vediamo che la scrittura, cioè c'è un principio ebraico molto bello, perché quello che è buono, che dice il giudaismo, se è biblico, è biblico a prescindere. Quello che vale al dritto vale anche alla rovescia. Lo spiego. C'è un salmo che dice: un abisso chiama un altro abisso. Questo è molto importante. Questo vale pure al rovescio. Una cosa buona porta a un'altra cosa buona. Infatti, è proprio quello che stiamo vedendo qua. Se io inizio a studiarmi, a crocifiggere me stesso, e quindi se sono povero in spirito, mi sento povero, questo mi affligge perché mi vedo per quello che sono e chiedo aiuto a Dio. Questo mi porta ad essere mansueto, ok? Mi porta ad essere assetato di giustizia perché voglio cambiare, voglio somigliare al Signore,
voglio essere come il Signore, voglio correggermi, voglio crocifiggere la mia carne, e tutto questo mi renderà misericordioso nei confronti degli altri, ok? E questo fa di me che cosa? Una persona pura di cuore. Quindi noi possiamo vedere come appunto una cosa buona porta a un'altra cosa buona. E stando a proprio a quello che ha detto il fratello Salamone, che si può sbagliare, ma tutta sta cosa che si dice che neanche riesco a memorizzarla, ma qui il Signore sta parlando alla Chiesa, cioè beati i puri di cuore. Quindi, se tu non sei tutto questo, se tu non sei povero in spirito, sei come quelli dell'Apocalisse che abbiamo letto nel capitolo 3, mi pare, o 2 o 3, no? E cioè, tu dici di essere povero, ma pure tu sei ricco. Altrove dirà che tu credi di essere ricco, che tu credi di essere questo, che tu credi di essere l'altro. Eppure io ti dico che tu sei povero, tu non sei niente. Quindi, se tu non metti in pratica questi precetti, non nasci di nuovo, come gli fu detto a Nicodemo, e tu non puoi vedere il regno di Dio. Cioè, queste beatitudini non sono consigli. E io questo sempre pongo l'accento. Non ci sta dando un consiglio. No, questo non esiste poi nel giudaismo, eh? Questi sono ebrei. Questi sono comandamenti. Non è che se te va, sei povero in spirito. Poi, se proprio te va, sei pure afflitto, poi metteci pure il carico da 11. Guarda, se sei pure mansueto, te va proprio bene. No, no, questi sono comandamenti. Siate, perché poi concluderà, non mi ricordo se nel capitolo 5, sì, nel capitolo 5, nel verso 48, dice: siate perfetti. Quindi non sono consigli, sono comandamenti. Altro che, come ha detto, che faccio fatica pure a ripeterlo, Omera. Se È sei, se un credente sbagli, nato di nuovo, se cioè sb... non sbaglia neanche quando pecca, cioè ma non pecca perché? neanche quando sbaglia, scusa. E che il Signore ci sta dando dei consigli e non dei comandamenti? E poi ci dice: sono consigli, non sono comandamenti, però siate perfetti. E che è tutto un... cioè, non so se sono riuscito a spiegare, ma magari tu che c'hai un italiano più forbito, dillo, spiegalo tu meglio. No, ti sei spiegato molto bene. Non possiamo procacciare un qualcosa comunque che va in contraddizione con quello che poi noi siamo. Ma Ebrei 12, senza la pace e la santificazione. No, e la pace, se tu rifletti alla parola shalom, la pace sta qui, sta in questi versi che abbiamo letto. Qui è tutto shalom, qui è tutta Una pace, conseguenza. è tutta pace, qui c'è la pace. Poveri in spirito, afflitti, mansueti, assetati di giustizia perché aspettano che Dio faccia la giustizia. Misericordiosi, non è shalom questa, fratello. Amen. È più la santificazione, Ebrei 12. E come si fa a credere? No, vabbè, il credente nato di nuovo non sbaglia. E poi il peccato è peccato. L'errore è l'errore. Sono due cose diverse. Cioè, se io sbaglio contro di te, e sono imparentati, siamo d'accordo, però il peccato non lo chiamiamo errore, il peccato chiamiamolo per nome, peccato, Suo nome, punto. questo è Se no dimostrato usciamo fuori perché proprio, la parola di Dio usa il termine peccato, non so quanti termini ci sono in greco per dire peccato, però uno dei principali è proprio amartia, che ha due significati. Uno è trasgressione della parola, secondo mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio significa non andare al terzo cielo. E quindi te ne vai al centro della terra. Fa eh sì, caldo. opposto, in maniera contrapposta. A proposito della pace, Matteo continua appunto parlando della pace, che dice: beati quelli che si adoperano per la pace. Versetto 9: perché saranno chiamati figli di Dio. Questo verso è molto significativo, secondo me.
la terminologia figli di Dio è una terminologia che nell'Antico Testamento veniva applicato ai re di Israele. Il primo re di Israele ad essere chiamato figlio di Dio era Salomone. E guarda caso, Salomone significa pacifico. Amen. E vediamo come qua in questo versetto 9 si evoca la pace e la figliolanza di Dio. Perché Re Salomone non è scritto testualmente il figlio di Dio, ma è scritto è Dio che parla. Lui per me sarà figlio e io per lui sarò padre. Dice secondo Samuele 7, se non sbaglio, secondo Samuele 7,14, se non erro. Quindi abbiamo una dimostrazione che il re Salomone è il primo re ad essere definito figlio di Dio, anche se in termini diversi. E quindi se vogliamo essere figli di Dio, non è un caso, perché il re Salomone aveva la pace scritta nel nome. E questo è, coloro che si adoperano per la pace sono coloro che sono sacerdoti e re. Quindi vediamo un richiamo molto vivo all'ascoltatore ebreo dell'epoca di Gesù, ma anche alla Chiesa tutta di oggi. Perché un ebreo, diciamo, contempla questo verso in un modo, lo recepisce in un modo, mentre la Chiesa gentile la può recepire in un'altra. Ma se siamo uniti nello spirito, quindi un unico popolo, il Signore ci lancia un unico messaggio. Dobbiamo essere operatori di pace. A proposito di pacifici e di un video che tu hai fatto, ti dico solo un termine, raka. A Ah, proposito di pacifici, beati i sì. pacifici, beati i mansueti, e nello stesso testo delle beatitudini, perché il testo, se tu lo leggi tutto, ti spiega il testo stesso, parola a spiegare il miglior commentario al mondo, senza annullare. Perché noi stessi in questo momento siamo un commentario vivente, quindi non è che i commentari Certo. sono, no, se è scritto è peccato, se invece parli non è peccato, per cortesia. Ok, però detto questo, il miglior commentario al mondo è solo uno ed è la Bibbia stessa. Quindi lo stesso passo delle Beatitudini poi ti spiega tutto. E quindi qui dice appunto beati i mansueti, e più avanti ti dirà chi avrà detto raca suo fratello, ai di lui. A proposito di mansueti e del video che tu hai fatto. Sì, quindi Gesù qua dà prima la nozione teorica e poi ti spiega in senso pratico come essere mansueto, Amen. oppure cosa non devi essere. Quindi attenzione, amati, io lo dico a me per primo, quando siamo leggeri nel parlare e diciamo a un fratello, ecco, ripeto, un conto è l'apostata, che riprendiamo la dottrina e amiamo la persona, però la dottrina la combattiamo, ma il fratello, attenzione a quello che gli diciamo, a come ci rapportiamo con il fratello, perché questo è lavato col sangue di Cristo. A me, fratello, il mio pastore mi rimproverava perché io ero vicino, ero giovanotto, e dice: "Com'è andata la preghiera ieri? Frate, ma sta buono, eravamo quattro gatti." I fratelli non sono gatti, sono lavati col sangue di Cristo. Hai capito? Ah, scusa, fratello, scusa, vabbè, vabbè. Tremenda questa, eravamo quattro gatti, non chiamare gatti i fratelli, per Sì, un dire gli conto è l'insulto anziani. di Dio, un conto è l'insulto premeditato, Sì, però ecco. per dire come erano Sì, sì, sì. scrupolosi, no, no, Sì, gloria a è Dio. come se hai dato dell'animale a un essere umano, Capito, quasi. capito, però vabbè, gloria a Dio. Diciamo, i fratelli di vecchio stampo diciamo, sono abituati a pesare le parole e quindi li ho Amen. conosciuti anche io. Tu un po' di Amen. più di me, perché visto che hai qualche annetto più di me, io ho Gloria a solo Dio. 35, 36 anni da poco compiuto, quindi figurati. Sì, il Signore ci dà degli insegnamenti, praticamente c'è già tutto. Domande e risposte Amen. in questo sermone. Cioè, nel momento in cui tu termini di ascoltare tutto il sermone di Gesù, tu neanche te le poni le domande, perché già hai avuto le risposte. Amen. Questo è un grande modo di insegnare. È solo un grande maestro che è in grado di fare. Istruirti
dandoti anche le risposte che tu ti potresti fare. Amen. E in questo caso sì, lui preconosce, quindi già sa cosa deve dirti. Quindi figli di Dio, la parola pace è molto significativa perché, come dicevo poc'anzi, Re Salomone, il re pacifico, fu il primo ad essere definito figlio di Dio. Quindi siamo chiamati ad essere re. Ma figlio Sono. nell'ebraico vuol dire anche servo, perché il figlio serve. Questo Sì, tu ne sei. assolutamente. Quindi figli perché Assolutamente. serviremo e serviamo il Signore anche. Amen. Amen. Infatti, appunto, a proposito di servo sbarra figlio, mi viene in mente quel passo dove Abramo sta per andare con Isacco verso il monte per il sacrificio, e il testo dice: e Abramo disse ai suoi ragazzi o ai suoi servi, ma fra questi due servi c'era Ismaele anche. E Ismaele era suo figlio, perché questi due giovani che hanno accompagnato, almeno quello che ho capito io, erano Eleazar e Ismaele. Non me lo Quindi lui ricordo, comunque non insomma. me lo ricordo, però amen. Comunque li chiama servi, ma fatto sta che uno era figlio adottivo, l'altro era figlio avuto con Agar. Quindi è vero, i servi, i figli sono anche servi, perché mi piace anche fare questo gioco di parole. Un servo che non serve, a che serve? Servo inutile, figlio inutile. Servo inutile, figlio inutile. Questo qua poi ci arriveremo quando si parla anche del sale insipido. Questo qua magari poi ti Il dico cosa sale sta nella terra è davvero. potente, il sale, perché il sale trattiene qualcosa, ma di questo poi se ne parlerà. Di questo poi se ne parlerà più avanti. Quindi sì, i figli sono anche servi, perché onorare il padre e la madre significa servire i genitori, che non significa essere schiavi dei genitori, attenzione. Quindi servire a tante sfaccettature. Beati perseguitati per motivo di giustizia. Perché di loro il regno di cielo. Ecco, è la seconda volta che qui viene menzionata la giustizia. Beati gli affamati di giustizia e beati i perseguitati a causa della giustizia. I perseguitati a causa della giustizia sono quelli che non sono ancora, come i martiri, morti a causa della giustizia. Perché di loro è il regno di Dio. Mentre i. Dove ho perso il punto? Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati, mentre coloro che faranno sempre parte della persecuzione a motivo della giustizia, di loro è il regno dei cieli. Perché nel regno dei cieli possono entrarci solo coloro ritenuti giusti, giustificati. Quindi non si può accedere in un regno dove vi è un Dio giusto da ingiusto. Potresti dire Quindi due parole per gli amici ebrei, visto che tu sicuramente sei seguito da molti ebrei, tu fai parte di questo lignaggio, a proposito di tzadikche, perché gli ebrei ricercano molto la tzadikke, insomma, la tzedakah, la ricercano per loro, tzedakah è il massimo. è un E, fondamento nella loro fede, ecco, e il fondamento. Nuovo Testamento presenta la vera tzedakah. Amen. E questa tzedakah non è un qualcosa che va annunciata, sbandierata con le trombe, perché sai, nel famoso passo dove dice, perché si parla di tzedakah, nel senso di, Tzedakah vuol dire come dire, giustizia, cari amati nel Signore. giustizia, ma in maniera specifica loro la intendono anche come carità, come fare l'elemosina, questa per loro è la tzedakah. Ecco, non entreranno nel regno dei cieli coloro che suonano le trombe a riflettori puntati addosso, che faranno la giustizia con i riflettori puntati addosso, ma coloro che fanno la giustizia a riflettori spenti, nel segreto. Perché se tu ricerchi l'applauso degli altri, ecco, ti sei giocata la ricompensa eterna, ma ti sei guadagnato la ricompensa umana, l'applauso. Sì. Quindi molto importante è ricercare la giustizia. Non comportiamoci come coloro che vogliono farsi vedere. Cioè non c'è nulla di male nel, magari per chi opera nel settore anche della beneficenza, della
tzedakah, perché la tzedakah è anche questo, non facciamolo col presupposto di essere visti dagli uomini, perché se vogliamo essere visti dagli uomini è come se stiamo tappando gli occhi di Dio, ma se vogliamo essere visti da Dio, allora è come se stessimo tappando gli occhi agli uomini. Ma si può essere visti da entrambi? Sicuramente. L'importante è non farlo per farsi vedere dagli uomini. Io vedo molto spesso enti di beneficenza che fanno propaganda delle loro attività, ovvero portare cibo in un determinato luogo remoto, portare farmaci dove c'è bisogno. Ecco, in qualche modo un minimo di propaganda dell'attività è necessaria per far conoscere determinate missioni. Quello non è uno sbandierare ai venti solo per farsi vedere dagli uomini, perché in fin dei conti loro, questi enti, non sanno che farsene degli applausi se poi alla fine non arrivano le donazioni. Perché i bambini in Africa, per esempio, non sopravvivono grazie agli applausi della gente, come le fatine di Peter Pan, che se tu applaudi una fatina non muore, ecco, non c'entra. Quindi occorre fare la tzedakah, quello è un richiamo a ricevere, non al vantarsi, un richiamo a ricevere sostegno. E c'è un concetto molto importante nel pensiero ebraico, e anche quello che in fin dei conti ha insegnato Gesù, che è quello di non sbandierare ai venti la bene che si fa, ma un altro insegnamento che viene chiamato Gmilut Chassidim. Questo concetto, Gmilut Chassidim, è un'attitudine che Dio ha verso gli uomini. Cosa significa questo concetto? Significa Gmilut Chassidim fare del bene a chi non lo merita. È difficile questa cosa, fare del bene a chi non lo merita. Com'è possibile fare del bene a chi non lo merita? Prova a porti invece quest'altra domanda. Com'è possibile ottenere da Dio la grazia pur non meritando? Così come Dio ci dà la sua grazia senza meritarla, allora vuol dire che c'è un modo per poter fare misericordia o il bene ad altri pur non meritandola. Ed è questo quello che deve trovare il figlio di Dio, il coraggio di fare una cosa del genere, che è difficile. È difficile. Non diciamo noi tutti i figli di Dio invece sono bravi, lo sanno fare. È difficile fare il bene proprio a quelli che ci odiano. Molto. Non parliamo di sentimentalismo e buonismo, è difficile, ma non impossibile. Perché il Signore non ci mette in condizioni di fare cose più grandi di noi stessi. Se ci sottopone a quella situazione lì, vuol dire che lui già sa che possiamo superarla. Ecco, Abramo, che è stato sottoposto a una prova terribile, quella di uccidere il figlio. Ma non è perché Abramo era un supereroe che lo stava per uccidere, ma perché Dio ha riconosciuto in Abramo che sarebbe arrivato a quel punto, a una prova che avrebbe superato. Quindi il Signore non ci sottopone a prove più grandi di noi. Non permette che la prova ci distrugga, ma la prova è un motivo di addestramento, un motivo di crescita, è un'opportunità, la prova. Non è un motivo per sconforto. Quindi nel momento in cui veniamo perseguitati a motivo della giustizia, Dio perché non fai cessare le guerre? Perché non fai cessare le persecuzioni? Perché sono cose necessarie proprio per l'oro, per essere raffinato, deve passare per il fuoco. Non è che tu lo sciacqui con l'acqua ed è finita lì. Magari mi piacerebbe che fosse così semplice, ma non è, le cose non stanno così. Quindi insegniamo il Vangelo anche nei suoi lati apparentemente negativi, ma che non sono negativi. Un vaso, quando viene plasmato, viene pestato dal vasaio, non è che con la bacchetta magica diventa subito un vaso. No, bisogna raffinarlo, bisogna scolpirlo, bisogna rimuovere dei pezzi che non vanno e aggiungere laddove qualcosa va aggiunto. Questo è il bello dell'argilla: puoi togliere e puoi aggiungere. La scultura invece no, puoi solo togliere, non puoi più aggiungere. A volte siamo anche delle sculture dove determinate cose non possono essere aggiunte nelle mani di Dio, non possono essere aggiunte, a volte invece come il vaso. Quindi se vogliamo veramente ereditare il regno dei cieli,
dobbiamo essere felici della persecuzione. Perché non dobbiamo pensare che se la vita ci va rose e fiori, allora vuol dire che siamo benedetti. Ma non è automaticamente così. Ma questo non vuol dire neanche che se noi stiamo vivendo una vita triste, allora siamo maledetti da Dio. No, assolutamente. Perché è scritto, la scrittura non è, Dio non è soggetto ai favoritismi, perché fa piovere al giusto quanto all'empio. Non è che al giusto gli dà di più e all'empio gli dà di meno, viceversa. Anzi, noi vediamo piuttosto che l'empio prospera e il giusto invece diminuisce. Quindi queste sono delle apparenti ingiustizie che noi viviamo, ma perché l'empio che va a caccia della giustizia umana ottiene quello che si può ottenere solo qui su questa terra, in questo mondo, mentre poi nel mondo a venire, allora là ci saranno i tesori che veramente noi nel nostro salvadanaio celeste, tra virgolette, stiamo accumulando, tesori in cielo. Quindi anzi siamo beati se siamo perseguitati a motivo della giustizia, non a motivo delle nostre convinzioni. A motivo, la giustizia è una cosa che non si può prescindere. Dio è giustizia. E coloro che sono motivati, che sono perseguitati a motivo della giustizia, vuol dire che sono perseguitati a causa di Dio, non per colpa di Dio. E quindi il Signore ci riserva il regno dei cieli. Uno dei tre regni dei cieli. Amen. Io Vedete poi quando vorrei, vi insulterà, sì. sì, no, vorrei dire qualche cosa ai giovani nella fede. Cari amati, non scandalizzatevi, ma nella nostra vita tutti avremo dei fallimenti. Mi spiego. Quando Abramo è il padre della fede, quando Abramo è iniziato, non è che lui è iniziato ed è diventato il padre della fede, lui ha avuto dei fallimenti. Il padre della fede che non credette a Dio. Certo, Dio gli ha detto: stai tranquillo, tu arriverai dove io ti porterò. Ebbene, lui non credette. Perché? Perché quando si trovò davanti il re di Egitto, disse a Sara: mi raccomando, non dire che sei mia moglie se non mi ammazzano. E questo non è credere. Poi gli disse: esci dal tuo parentato, col quasi che uscì, se portò dietro il suocero, per dire, se portò tutta la famiglia dietro. Quindi quando Abramo iniziò, non iniziò bene, anche se, cioè faceva la volontà di Dio a metà, sempre a metà. E pian piano, pian piano, pian piano, finché non arrivò, dove arrivò? A quel punto, quando pian pianino Dio lo andò formando, allora divenne colui che oggi conosciamo come il padre della fede, cioè il primo. E così siamo noi. Quando noi iniziamo, avremo dei fallimenti, cari amati nel Signore. L'importante è riconoscerli, pentirsi e andare al Padre nel nome di Gesù. Una casa non si costruirà mai con un solo mattone, ma con molti mattoni. Quindi, per essere pacifico, devi lavorare su tanti mattoni, per esempio l'umiltà, l'orgoglio. Se tu sei orgoglioso, non sarai pacifico. Se tu non sei umile, non sarai pacifico. E questo ci vuole dentro di noi, c'è una natura corrotta e quindi dobbiamo lavorare su ogni aspetto. E avremo dei fallimenti, sbaglieremo, peccheremo, e non stiamo sbandierando il peccato, no, noi non dobbiamo peccare, ma ahimè. E quando pecchiamo, andiamo ai piedi del Signore, pentiamoci e cerchiamo la forza dello Spirito Santo. E man mano che noi andremo avanti, si va formando questo uomo nuovo. Noi non siamo perfetti pur essendo perfetti, ma questo è un altro ragionamento. Non so se sei d'accordo, se vuoi aggiungere No, qualche cosa. no, assolutamente, fratello, sei stato eloquente, eloquente. Sì, Santo Eterno. quindi sì, cari giovani,
ci metto di mezzo anch'io, quindi non è che io, perché sono qui, sono esente da tutto quello che si dice, perché Noi poi questa anziani è la siamo questione esperti generale. nello sbagliare, quindi vi possiamo segnare molto, nel senso che abbiamo sbagliato tanto. Infatti, quando Gesù disse "Lanci la prima pietra chi è senza peccato", chi furono i primi ad andarsene? Gli anziani, perché erano quelli che avevano sbagliato di più e in loro c'era più male. Attenzione, Esatto. riconosciamo quello che siamo. Siamo dei peccatori, non viviamo peccato, il mondo non ci conosce come bestemmiatori, fornicatori, tutto quello che vuoi, ma fratelli, in noi c'è il peccato e dobbiamo combattere. Ecco perché alle volte, anche io qui davanti a tutti, ma quanti, in questi 12 anni, quante volte io ho peccato pubblicamente e ho dovuto riconoscere il mio peccato pubblicamente? Ho sbagliato una parola, un pensiero. Fratello mio, chi è senza peccato non ha capito niente. A meno che io non sbaglio neanche, non becco neanche quando sbaglio. A meno che. Certo. No, no, Vabbè, no. dai, Siamo sulla strada. mettiamoci un piumone pietoso lì Siamo sopra. sulla strada. Sì. Bene, noi stiamo per terminare, fratello, quindi già Amen. siamo nella nostra ora abbondante. Ormai Sì. gli ultimi due versetti, Sì. vediamo cosa il Signore ci dice di oggi. Ah, 1:10, Beati sì. voi. Sì? 1:10, è vero. 2:10, sì. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di me, prima di voi. Ecco, già Gesù ci sta dicendo: sappiate che non siete soli in questa battaglia. Già prima di voi ci sono stati tante altre persone, ovvero i profeti. E Gesù qui, come Gesù ha sperimentato l'opposizione e la persecuzione, i suoi discepoli possono, anzi devono aspettarsi altrettanto. La Io loro vorrei dire ricompensa. una parola adesso, non più ai giovani, agli anziani. Io non sono nessuno, già, come l'ho detto anche io sono sulla via, però cari amati anziani, che io vi ho sentito anche dal vivo, non dite mai ti denuncio, perché non mostrate allegrezza nella persecuzione. Date l'esempio il gregge, te denuncio non esiste. Scusami se mi sono permesso. Se No, 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 non no, ti assolutamente, rallegri perché della dover beneficiare persecuzione. poi a chi e in che modo significa danneggiare. Poi, se te vengono, ti mettono le mani addosso, quello è un altro conto. Qui adesso il testo non dice questo. Quella è l'incolumità personale, è un'altra cosa. Ovvio. Ovvio. Però te denuncio, è come il Signore dice: rallegrati quando vieni perseguitato e ti rallegri denunciando? Oppure tu ti devi rallegrare se vieni denunciato. No, Capito? Ecco, questo, scusami se ti ho interrotto. non ti preoccupare, assolutamente. Quindi, così come Gesù ha sperimentato la persecuzione, anche noi discepoli dobbiamo aspettarci altrettanto. Non siamo esenti, attenzione. Non pensiamo che una volta che diventiamo seguaci, discepoli del Signore Gesù, la vita ci va rose e fiori. Non è così. Potrebbe essere una cosa scoraggiante, ma la verità va detta. Ma sei disposto? Cosa sei disposto ad attraversare per il Signore? Se non sei disposto ad attraversare nulla per il Signore, allora non sei, almeno attualmente, ancora pronto per essere suo discepolo. Quindi, la ricompensa di coloro che vengono perseguitati a causa del Signore non è qui sulla terra. Amen. Ma sicuramente, anzi, è nel cielo. E questa è la promessa. La ricompensa in cielo sarà grande, esattamente come sono stati perseguitati i profeti. Perché venivano perseguitati i profeti? Perché avevano la lingua lunga. Perché dicevano cose scomode. Amen. 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 Non addolcivano il messaggio di Dio. Geremia aveva il coraggio di denunciare gli scribi apertamente, scrivendo che la penna degli scribi è bugiarda. È bugiarda. Non si diceva, sai, potrebbero sbagliare, tu non ti preoccupare, che poi il Signore. No, diceva, loro sono dei bugiardi. Stavano
sta dicendo l'esatto contrario di quello che viene detto dei giusti. I giusti ereditano il regno dei cieli, i bugiardi non ereditano il regno dei cieli, non vedranno Dio. Quindi coloro anche che perseguitano attraverso la menzogna, sono loro che devono avere paura, non chi è perseguitato. Quindi nel corso della storia, a cominciare da, come dire, da Caino e Abele, ci sono stati coloro che si sono opposti al popolo di Dio. Abele era giusto, Caino era malvagio, quindi questa cosa che avviene dall'alba dei tempi ci stiamo portando dietro ancora oggi. E Abele fa parte di quei martiri che nel corso della storia sono stati uccisi a causa della giustizia. Quindi rallegriamoci e giubiliamo. Non dite fate musilunghe, abbiate musilunghi, piangete, contristatevi. No, dovete rallegrarvi quando succedono tutte queste cose che il Signore al momento ci sta esponendo nella teoria, ma dopo ci parla nella pratica come bisogna essere giusti, come, cosa significa essere poveri nello spirito. Non ci dà solo la definizione. Quindi l'intento di Gesù in questo suo sermone non è solo quello di informare l'uditorio, ma di trasformare. Ne devono uscire trasformati, persone nuove. Quante volte capita, fratello Alessio, che magari ascoltiamo una predica in chiesa, poi il culto termina, andiamo a casa, facciamo le nostre cose e poi la sera non ci siamo dimenticati di quello che si è predicato. Quante volte può capitare? E ci dimentichiamo. Ecco, quello che noi cogliamo, assorbiamo in un sermone, poi si deve, per virgolette, ripercuotere in positivo nella nostra vita. Perché se non c'è una trasformazione, cosa ti ha portato a te quella predica? Un'emozione momentanea, amen, gloria a Dio, alleluia, oppure qualcosa che si ripercuote nella tua vita? Sa come bisogna mantenere vivo un insegnamento ricevuto, fratello Alessio? Insegnandolo ad altri. Ecco il discepolato. Infatti Ricevi. Paolo diceva in Fatti 14:22, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, vedi insegnamento, dicendo loro, quello che tu stai dicendo, un insegnamento, che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Proprio esattamente quello che abbiamo letto a Matteo 5, rallegratevi perché così hanno perseguitato quelli che sono stati prima di voi. E la storia si ripete perché la vita è una ruota. La storia è ciclica, come dico spesso, solo che questa ciclicità è sempre più intensa man mano che si va avanti, fino a quando poi arriverà l'ultimo ciclo, e allora, ma lì il Signore già ci avrà ci Sì, avrà sì. portati con Sì, amen. amen. Io non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, io direi oggi di magari No, fermarci qui. sì, amen. Penso che Niente. abbiamo dato materiale sufficiente ai fratelli. Io ringrazio il Signore, lodo il Signore, ringrazio te, fratello, e saluto tutti quanti, sia quelli del tuo canale che quelli del canale mio. Che poi non è né mio né tuo, ma sono i canali del Signore e del popolo. Amen. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Shalom a tutti. Shalom, chiudi tu? Sì, io chiudo anche. Ah no, io devo. Sì, mo aspetta che. Tanto. Io già qui ho chiuso. Allora, aspetta che Perfetto. prima voglio. Devo fare due cose. Allora, prima lo rendo pubblico e poi lo chiudo subito. Allora, Ma te aspetta, l'hanno sbloccato il... aspetta che sto È sbloccato il canale? aspetta che sto ancora registrando. Allora, adesso faccio termina